col guest su Studio 5. Buongiorno a tutti, appuntamento speciale con il call guest. Siamo nella sala consiliare del comune di Roseto degli Abruzzi, la città che abbraccia il suo più illustre concittadino allo stato attuale, vale a dire Gianluca Ginoble, componente del trio Il Volo, cantante e artista ormai affermato, che farà parte dei big della nuova edizione del Festival di Sanremo 2024. Ascoltiamo le parole di Gianluca Ginoble del Volo. A Roseto ci tieni davvero tanto? A Roseto, alla mia Roseto, alla mia Montepagano, sono molto fiero di essere abruzzese e cerco di parlarne sempre, senza dimenticare mai appunto i miei valori e le mie radici. Torneremo al festival con Il Volo con un nuovo brano, in cui credo veramente tanto. Sicuramente sarà un'esperienza, anche un'altra occasione per poter parlare della mia terra, ecco. Ma del passato, dai tempi del Festival della Melodia ad oggi, parliamo del 2007, quante cose sono cambiate nella tua vita? Beh, in realtà io sono sempre lo stesso, come dicevo prima, sempre quel bambino che ha voglia di spaccare il mondo, di mostrare appunto la propria passione, che appunto è la musica. Però sono successe tante cose nella vita e abbiamo veramente potuto farci conoscere in tutto il mondo e portare il bel canto, che è la nostra passione. A chi ti senti di dire grazie in tutta sincerità? Sicuramente alla mia famiglia, che mi ha permesso sempre di poter esprimere quello che volevo fare senza mai mettermi i bastoni tra le ruote, ecco, perché hanno sempre creduto in me, perché questo è importante, che ci siano persone che credano in te e che ti spronano appunto a far emergere la versione migliore di te. Si sono dette tante cose sul vostro rapporto, del rapporto all'interno del trio. Dici la verità, se puoi. Come sono i vostri rapporti? I nostri rapporti sono bellissimi. Abbiamo vissuto le stesse emozioni. Diciamo che ci lega a questo. Cantare su un palco e vincere il festival e condividere quell'emozione intensa, oppure fare concerti dal Giappone all'Australia, all'Argentina. Queste sono esperienze che comunque uniscono e non c'è niente da fare, a prescindere dai caratteri diversi, ma siamo come una famiglia. Con i ragazzi del Volo torneremo al Festival di Sanremo, sarà una partecipazione molto importante per noi e poi partirà un tour mondiale che ci vedrà appunto impegnati per più di un anno. E allora in bocca al lupo Gianluca, in bocca al lupo anche gli altri componenti Ignazio e Piero, e noi vi salutiamo dalla sala consiliare del comune di Roseto, ringraziando anche per la preziosa collaborazione il collega amico Paolo Minucci. Bruno Bertoloni vi saluta dalla città delle rose alla città dei fiori. Viva Sanremo! Col guest su Studio 5.